Sono molto contenta di essere qui stasera con voi, anche se un po' lontani, distanti, ma vedo, rivedo volti noti, volti che hanno già, di persone che hanno già partecipato ad altri incontri e mi piace perché tutti i territori sono presenti, sono rappresentati. E anche il fatto che ci siano alcuni studenti è una cosa, secondo me, molto positiva. E quindi io vi do davvero un benvenuto a questo primo incontro di un percorso che il Centro Servizi Volontariato Lombardia Sud promuove nei prossimi mesi, come diceva Lorenzo, e che metterà a fuoco alcuni temi che già da tempo sono al centro della riflessione di tutti noi che facciamo parte del cosiddetto terzo settore, ma anche degli enti, anche del profit, che però hanno una vocazione sociale. Questioni che questa condizione così prolungata di fragilità sanitaria, economica, sociale e culturale acuisce e che quindi hanno bisogno di essere approfonditi per metterci tutti quanti nelle condizioni di agire, di progettare e realizzare interventi necessari e utili alla comunità. E infatti, come si diceva, il tema di oggi è essere comunità nel tempo dell'incertezza. Anche a nome del Consiglio Direttivo e di tutto lo staff, penso di poter dire che siamo molto contenti che a dialogare con noi ci sia il professor Ennio Ripamonti, perché lo conosciamo, molti di voi lo conoscono, anche perché qualche mese fa avevamo con lui aperto il percorso del Festival dei Diritti sul tema della cura. E oggi Ennio ci guiderà a comprendere il contesto in cui ci muoviamo e come essere comunità. Vi devo dire che in questo periodo ho riflettuto molto, no, su alcune parole che potrei dire specifiche per il terzo settore. Sono parole che vengono spesso usate, parole come territorio, comunità, collaborazione, coprogettazione, prossimità, solidarietà e via discorrendo. Penso però che valga la pena di riprenderle e capire se sono parole che per tutti noi hanno lo stesso significato, se appartengono a un linguaggio condiviso, se hanno la stessa portata psicologica e anche come sono state eventualmente reinterpretate durante la pandemia. Il tema della comunità, per esempio, è stata al centro di molte riflessioni, di molti articoli, perché tutti noi, nel momento peggiore della pandemia, quando non c'era ancora la luce del vaccino a dare uno spiraglio di speranza, abbiamo ripetuto che la crisi ha fatto emergere la disillusione rispetto, per esempio, alla concezione molto novecentesca, tra l'altro, dell'individuo come centro del mondo. Ha fatto emergere la solidarietà e l'unità del corpo sociale e c'era la certezza che ne saremmo tutti usciti migliori. Ora, leggendo appunto un po' di articoli che stanno comparendo sulle vaste le varie riviste che conosciamo, emergono i dubbi su questa prospettiva che è stata considerata ed è considerata molto ottimista. E invece si parla di un ritorno alla dimensione che privilegia il nostro piccolo benessere, il preoccuparsi solo di se stessi, di conquistarsi per esempio il diritto al vaccino, alle cure prima degli altri, eccetera. Quindi vedete che insomma, il contesto sta un po' cambiando anche a livello teorico. E quindi io personalmente credo davvero che sia importante riprendere la riflessione sul tema comunità, anche per trovare un giusto equilibrio nell'approfondimento teorico, che potrà poi agevolare le nostre pratiche, appunto il nostro servizio per e con la comunità, le nostre relazioni e i nostri legami. In un bell'articolo, il cui titolo è Una prossimità differente, chi è l'altro nel nuovo mondo, che è stato poi scritto appunto dal professor Ripamonti e che è uscito sul numero di luglio di Vidossier, Ennio appunto indicava, e cito testualmente, sette verbi per sette azioni che curano le nostre relazioni. A me è piaciuto moltissimo. Adesso ve le leggo questi sette verbi. Esserci, resistere, reagire, approssimarsi, connettere, cooperare, intraprendere e imparare.
Io sono convinta che più o meno consciamente tutti noi li abbiamo sperimentati e penso che possano essere ancora oggi una buona guida per essere comunità. E devo dire che anche noi come centro servizi, in quello che abbiamo pensato, rispetto a come stare vicino a voi associazioni, ai volontari, alle tante persone che si stanno comunque spendendo per gli altri, penso che possa essere un bel vademecum, no? Questo elenco di azioni. E le abbiamo in un certo senso sperimentate. E credo che tutto il nostro impegno sia proprio questo, di esserci, di starvi accanto, di resistere con voi, di cooperare, ma anche di imparare. Perché comunque sempre, anche da queste situazioni difficili, c'è qualcosa da imparare, di questo ne siamo davvero convinti. Quindi adesso io vi lascio a chi sicuramente ci guiderà con grande professionalità e lascio la parola appunto al professor Ripamonti. Grazie. Ah, scusa Luisella, mi prendo ancora io Ennio un piccolo momento, poi ti passo la parola. Provo un po' a condividere delle slide perché abbiamo pensato che potesse essere importante contestualizzare questo momento di lavoro all'interno di quella che noi abbiamo chiamato essere la formazione di comunità. Per cui provo un attimo a condividere delle slide che abbiamo predisposto e provo a raccontarvi molto velocemente un paio di cose. Vediamo se riusciamo a condividerle. Le vedete? Perfetto, benissimo. Allora, ci sembrava importante dentro questo avvio, prima di lasciare un po' la parola ad Ennio Ripamonti, raccontarvi un po' che cos'è per noi questa formazione di comunità. Abbiamo pensato nello specifico ad un ciclo di 4 incontri per tutti quei soggetti, quindi gli enti del terzo settore, cittadini, istituzioni, che nei territori vivono e abitano la comunità. Creano comunità, operano per e con la comunità. Abbiamo pensato che questo fosse proprio il momento giusto per provare tutti insieme a convocarci attorno a questi temi. Per cui abbiamo immaginato 4 momenti di approfondimento, grazie ad alcuni esperti del settore, che ci guideranno nella rilettura e nella comprensione dell'attuale contesto storico, provando ad aprire alcuni affondi attorno a 3 questioni, a 3 temi che abbiamo ritenuto essere molto attuali. Il primo è il tema della collaborazione, il secondo è il tema della prossimità e della vicinanza, il terzo è il tema della tutela dei diritti. Abbiamo pensato come CSV che potesse essere un'occasione per invitare e convocare tutti quei soggetti che stanno lavorando anche insieme a noi, per provare a fronteggiare le complessità sociali che questo particolare momento storico ci sta mettendo di fronte. Per cui un percorso di 4 incontri da fare insieme a voi, sentendoci insieme a voi parte di questa sfida che, come CSV, ci diciamo sempre, ci riguarda tutti, cioè non riguarda solo voi, ma riguarda in una maniera anche molto importante la nostra funzione di supporto alle associazioni. Nello specifico, in che cosa consiste per noi questa sfida? Abbiamo pensato a questi 4 momenti culturali di approfondimento su questi temi, perché quello che vi proponiamo è di provare un po' ad allearci e di provare a rileggere insieme questo periodo storico dentro cui ci ritroviamo tutti ad operare, proprio in funzione del provare insieme a ripensarci e a ricollocarci dentro questo tempo di grandi trasformazioni. L'abbiamo chiamato un'alleanza perché la immaginiamo un'alleanza fondata sulla necessità di convergere tutti insieme attorno ad un obiettivo comune. Abbiamo bisogno, e questo lo crediamo molto e ci piace anche condividerlo con voi, abbiamo bisogno di dotarci, di nutrirci di uno sguardo diverso per guardare il mondo in un'ottica diversa. Per poter uscirne tutti insieme dobbiamo provare a non fermarci dentro quella che è una visione standardizzata dei problemi sociali e delle risposte che stiamo mettendo in campo attorno ai problemi sociali. Quindi provare insieme, dentro questi 4 incontri, a costruire una cornice di pensiero condivisa attorno a quelli che abbiamo pensato essere dei temi attuali. Per
per interrogarci tutti insieme su come poter progettare e realizzare delle pratiche che possano contrastare e fronteggiare le disuguaglianze che tutti rileggiamo essere sempre più diffuse all'interno delle nostre comunità dall'inizio di questa situazione pandemica, provando a riconnettere il nostro agire con una dimensione un po' più riflessiva ed attuale su di sé e sul mondo, lavorando anche sul proprio potere di cambiamento. Anche, ci siamo detti, pensando che possa essere possibile mettere in discussione quelle che sono state le nostre pratiche consolidate sino ad ora. Per questo ci sentiamo convocati insieme a voi, anche noi come operatori di CSV, e siamo tutti presenti in questo momento formativo, attorno a questo campo formativo comune che ci lega attorno a un obiettivo comune. Come stiamo dentro questo tempo complesso e che cosa questo tempo complesso si sta facendo vedere, cosa sta facendo emergere, cosa sta mettendo in luce. Questo per permetterci il più possibile di ricollocarci dentro una contemporaneità dell'oggi che necessita di essere riletta e meglio compresa per poter essere attraversata. È appunto alla luce di tutto questo, e qua io vado a conclusione, che abbiamo immaginato una serie di 4 incontri dove verranno approfondite, grazie alla presenza di esperti, il primo questa sera sarà Ennio Ripamonti, le questioni sociali che ci sembrano un po' attraversare l'attualità e le modalità operative per provare a fronteggiarle dentro degli ecosistemi collaborativi che possono essere in grado di mettere in connessione tutte le energie positive che sono presenti all'interno dei territori. Il primo di questi 4 incontri, come vedete, è quello di oggi e ha come focus il tema dell'essere comunità nel tempo dell'incertezza. Il secondo incontro, sempre alla presenza di Ennio Ripamonti, sarà organizzato il giorno 11 di maggio del 2021, sempre dalle 17.30 alle 19.30, e proverà un po' ad approfondire il tema della cultura della collaborazione, cioè come possiamo in questo momento collaborare dentro questo momento storico e dentro le complessità che questo momento storico ci sta mettendo di fronte. Gli ultimi 2 incontri, che sono previsti sui temi della prossimità e della tutela dei diritti, si svolgeranno tra giugno e settembre 2021. Le date verranno pubblicate sulle pagine del nostro sito internet di Cremona, Lodi, Mantova e Pavia e comunque verranno comunicate, per come abbiamo fatto sino ad ora, sia attraverso la nostra newsletter ufficiale, sia attraverso le nostre pagine dei social, che attraverso tutti i contatti che voi avete con gli operatori. Direi a questo punto di entrare un po' nel vivo dell'incontro e mi sento sin da subito di ringraziare Ennio Ripamonti per la sua disponibilità. E Ennio, come sapete, è un psicosociologo e formatore, docente a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e docente senior alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana. È inoltre presidente della società di consulenza Metodi. Insieme ad Ennio, quello che proveremo a fare sarà quello di provare a ridisegnare e a meglio comprendere il contesto storico attuale, dentro al quale enti del terzo settore, istituzioni, cittadini e ci metto anche CSV, si ritrovano ad agire attorno ai temi della collaborazione, della prossimità, della tutela dei diritti e del contrasto alle disuguaglianze. Per cui passerei subito la parola a Ennio, ringraziandolo sin da subito, e ringrazio voi per ora per l'attenzione. A te Ennio, grazie. Grazie Lorenzo, un saluto a tutti e a tutte, non vi vedo ma ho visto scorrere un po' di nomi e mi fa molto piacere che ci sono tante persone che non conosco, qualcuno che conosco da molto tempo, con cui abbiamo fatto delle cose insieme negli anni e questo mi fa molto piacere. Io provo così a condividere con voi delle idee, ecco già il titolo è autoesplicativo, avere delle certezze nel tempo dell'incertezza sarebbe quantomeno presuntuoso. Io così provo a condividere con voi i pensieri che mi ritrovo a fare, che sono legati, sono pensieri che provengono sia da un'attività di ricerca, di studio e da molti incontri, progetti, iniziative come tutti voi in questa fase fatti così,
Quindi provo a condividere quello che così mi sembra di aver capito con altri colleghi, colleghe, strada facendo, insomma procedendo così. Ecco, quindi vorrei che accoglieste le cose così che provo a presentarvi con questo spirito, insomma con lo spirito di alcune ipotesi, alcune intuizioni, qualche idea che poi appunto sottoponiamo a un confronto, a un dibattito. Ecco, proprio questa mattina per dirvi mi sono dotato delle idee perché ho fatto un webinar, insomma passiamo tante ore così con tantissimi assistenti sociali che lavorano nel mondo del penale, sia minorile che adulto, quindi quelle assistenti sociali che sono incardinate dentro il Ministero di Giustizia e che si occupano di misure alternative al carcere, di ragazzi e ragazze minorenni che compiono reati e così. Anche con loro il dibattito era proprio questo, insomma, com'è che riusciamo a fare il nostro lavoro, a cambiarlo, modificarlo in questa epoca, eccetera, eccetera. Ecco, quindi lo spirito è questo, cercherò di essere molto, molto, come dire, puntuale, sintetico, stare nei tempi, che così abbiamo poi il tempo di condividere. Allora, provo per tenere un po' il filo e per facilitare, perché ovviamente voi vedete me, io vedo alcune persone, ma ovviamente siccome siamo in tanti non abbiamo il contatto visivo, uso alcune diapositive che ho preparato, sono soprattutto immagini, poche parole, sono tante immagini, sono alcune parole che provano, diciamo, a reagire a questa sollecitazione, a questo titolo, insomma, che gli amici, i colleghi e le colleghe di CSV hanno appunto individuato. Quindi provo a abbiate pazienza che apro prima la slide, ok? Provo a condividere con voi. Abbiate pazienza che la troviamo. Vediamo se si carica. Ecco, tanto che si carica, volevo introdurvi un po' quello che appunto che volevo condividere. Allora, la pandemia, le pandemie, questa è una cosa, insomma, è passato un anno, possiamo cominciare a dirlo, le pandemie sono nella storia umana una delle esperienze, adesso ne siamo consapevoli, non eravamo consapevoli, basta leggersi così dei libri di storia della medicina o dei libri di storia o semplicemente dei libri di storia, sono delle esperienze, sono delle vicende che, scusate ma vedo che non si apre, ecco ci riprovo, sono delle esperienze che mutano profondamente le società. Questa è la prima cosa con cui dobbiamo fare i conti. Ecco, vi chiedo una verifica se si vede. Si vede? Forse stanno arrivando, sì, adesso sì. Ok. Ci siamo. Allora, la prima cosa era questa, dicevo, cioè sono pochi fenomeni nella storia umana che modificano profondamente le società e le culture. Questa è una cosa, quindi noi stiamo vivendo qualcosa. Dico questo proprio per commentare il tema, no? Essere comunità al tempo dell'incertezza. Che cosa vuol dire? Che cosa è? Che tipo di comunità assistiamo? Si disgregano, si riaggregano, alla fine vincerà l'individualismo, l'egoismo, che era un po' quello che c'era nella preoccupazione di Lucella che ha introdotto, insomma, diciamo, ma non è che qui dopo una fase di solidarietà, di altruismo, di aiuto reciproco, trionfa invece un ritorno all'individualismo, all'egoismo. Ecco, quindi è difficile. Quello che noi possiamo fare è diciamo, condividere quello che stiamo vivendo in un momento però in cui accade. Questa è la particolarità. Forse fra 3 anni di questo tempo diremo cose diverse. Quindi questa è una cosa
di cui dobbiamo tener conto, cioè commentiamo qualcosa mentre accade, qualcosa di inedito nella nostra vita personale e nella storia recente delle nostre società. Un'altra cosa che questa esperienza mostra è che lo sconvolgimento, insomma, prodotto da questa esperienza, che è anche un'esperienza di caos, cioè l'ordine che avevamo, le consuetudini che noi avevamo, sono state sconvolte letteralmente, cioè di tutto pensavamo nella vita, tranne che ci fossero delle regole che ci dicessero quanti metri potevamo camminare fuori da casa nostra, no? Ok? Quindi lo sconvolgimento, o se si può o no uscire dal proprio comune, no? Se uno non ha compiuto un reato, non ha un provvedimento di tipo restrittivo, questa incredibile esperienza della limitazione personale è qualcosa a cui non eravamo assolutamente preparati. Ecco, quello che molti studi mostrano, che però è interessante, che è proprio nei momenti di sconvolgimento, proprio nei momenti di caos, emergono in modo più netto quali sono le priorità, i valori personali, gruppali e sociali di una società. Ad esempio adesso è un forte dibattito, vedete, in cui le priorità di ogni regione rispetto alla vaccinazione sono diverse. È dovuto intervenire il governo in maniera forte per dire no, l'unico criterio è l'età, perché diciamo le priorità via via si sono articolate in una serie di categorie che hanno avuto, me compreso fra l'altro, io a un certo punto sono stato contattato, insegnando all'università, mi hanno contattato, mi hanno detto c'era l'opportunità di vaccinarsi perché i docenti universitari potevano essere vaccinati, e io sono andato e ho fatto la vaccinazione in coda, come gli altri, accorgendomi che in quel momento però io continuavo, cosa che è successa, a fare lezione a distanza, e quindi con tutto quel sentimento di ambivalente rispetto a questa cosa. Quindi siamo dentro una situazione caotica, secondo me non solo per disorganizzazione, è un caos che ha a che fare con uno sconvolgimento di un ordine, ecco, di cui poi vedremo o stiamo intuendo delle linee di tendenza. Un'altra cosa per commentare questo essere comunità in un'epoca di incertezza è il fatto che la pandemia crea una situazione policritica, cioè è una, addirittura alcuni autori, su alcune riviste è stato proposto il termine di sindemia, cioè non un'esperienza, la pandemia rimanda a una epidemia su scala globale, ma è sempre un fenomeno sanitario. Il termine sindemia, tutto, dal greco, dalla radice greca del tutto, è una crisi che investe tutte le dimensioni di una società. Ecco, e però sappiamo anche che ci sono diversi modi per approcciare una situazione di crisi. Non c'è un unico modo, lo stiamo vedendo, no? Stiamo vedendo sia su scala globale, cioè diversi governi con diverse politiche pubbliche, ma anche su una scala locale, di tipo regionale, comunale o anche organizzativo, associativo. Le associazioni, ogni gruppo ha reagito in modo diverso alla stessa situazione. Magari di questo poi ne parliamo. Questa è un'immagine che non commento, è un'immagine di questo effetto policritico, cioè un'infezione di un virus ignoto, vedete in alto a sinistra, infezione Covid, e tutto l'impatto sistemico determinato dalle misure di contenimento di questo virus, quindi l'isolamento, le restrizioni produttive, la restrizione dei trasporti, la chiusura dei servizi educativi. E vedete, l'immagine ci restituisce, questa è tratta da una rivista,
dalla British Medical Journal, una nota rivista scientifica inglese, che ha, diciamo, con questa immagine, io l'ho tradotto in italiano, ma è appunto l'originale in inglese, da, ecco, appunto, visualizza l'evento policritico, quindi gli effetti che hanno queste misure sulla vita, dalla povertà educativa al rischio di aumento di ragazzi e ragazze che lasciano la scuola, alla povertà, la disoccupazione, l'aumento del gioco d'azzardo online, eccetera, eccetera, eccetera. E vedete tutti questi impatti. Quindi siamo davanti a qualcosa non solo di sconvolgente, ma di sistemico, che impatta quasi tutte le aree della nostra società. Ecco. Facciamo un passaggio. Allora, come essere comunità in tempo dell'incertezza? Ecco, questo è il titolo scelto. Commentiamo questo termine. Qui, appunto, vi riporto la copertina del settimanale internazionale, un settimanale che traduce tutte le settimane, diciamo, il meglio del giornalismo mondiale. Vedete qua la copertina del dicembre 2020. È dedicata al valore dell'incertezza, cioè noi figli, diciamo, di un occidente sicuro e rassicurante, figli di una modernità occidentale, di un paese appunto ricco dell'Europa, insomma, siamo nel G20, nel G7, siamo una delle economie con tutti i nostri problemi, comunque uno dei paesi più appunto più sicuri del mondo, se comparati a centinaia di altri paesi, ecco, noi tutti siamo esposti a questa esperienza incredibile dell'incertezza. Non sappiamo, ma non solo noi come individui, i nostri sistemi, le nostre organizzazioni, non sappiamo ancora, insomma, no? Io stamattina ho fatto una riunione per se fare o no gli esami in presenza. L'università, ma non si sa ancora se nella sessione estiva faremo. Ecco, questa incertezza è qualcosa che, se è di breve durata, espone, diciamo, una psicologia temporanea di lunga durata, come quella che stiamo appunto vivendo, espone tutti noi appunto un'esperienza inedita, cioè quella dell'accettare di procedere così, di lavorare così, di fare le cose così, con conoscenze parziali e con alta probabilità di errore. Questa è un'esperienza che noi stiamo facendo, quindi anche il tema essere comunità al tempo dell'incertezza non può non essere qualcosa, diciamo, che è fatto della stessa pasta di cui è fatta l'incertezza, cioè possiamo procedere per ipotesi, con conoscenze parziali, non siamo in grado di prevedere esattamente quello che succederà, ma anche da qui a qualche mese. In questo scenario, vedete che ci sono molte copertine di riviste, di libri, perché secondo me la cultura intercetta. Questa è uno dei più famosi magazine culturali del mondo, New Yorker, che in un articolo molto bello commentava qualche mese fa come la pazienza, che era la virtù dei nonni, non la virtù della contemporaneità. Noi siamo cresciuti in una società impaziente, frenetica, veloce, fatta di dove le cose vengono fatte in fretta, dove il pacco di Amazon mi arriva entro le 24 ore, dove se voglio vedere un film su Netflix lo compro e lo vedo subito. Ecco, questa società veloce, queste relazioni veloci, di colpo, tutti noi, le nostre comunità, le nostre famiglie, nelle relazioni in casa, con i partner, con la famiglia, con i figli, la pazienza ridiventa un'attitudine, ma non solo, l'essere pazienti nel senso attivo di progettare pazientemente, tollerando continue ridefinizioni, è diventata una strategia altamente
contemporanea, cioè torna a essere una virtù della contemporaneità, non un retaggio un po' vintage di società passate. Ecco, diventa incredibilmente contemporanea. Questo mi sembra interessante, anche nell'essere comunità pazienti, stare nelle relazioni, nelle incertezze in modo paziente. Posto qui questa foto, che è una foto di ieri, che è stata pubblicata sulla Repubblica. Chiedo ai colleghi se si vedono le foto, perché io non vedo voi. Se si vede bene, ecco, questa è una foto che ci induce, cioè questo è l'Inghilterra, il paese in Europa con più morti in assoluto, dove, come sapete, l'epidemia è stata terribile, dopo una fase quasi di negazione, se vi ricordate, no? In cui Boris Johnson negava l'esistenza o sminuiva. Ecco, questa è una foto di ieri, perché ieri non c'è stato neanche un morto a Londra. E quindi è una foto che mostra un futuro possibile già oggi, a un'ora e mezza, due ore di volo da Milano. Questo secondo me è una foto di cui noi abbiamo bisogno, un'immagine di cui noi abbiamo bisogno. Vedete, questi sono in piscina, distanziati, senza mascherine, a fare delle attività. Ecco, questo credo che noi abbiamo bisogno di reinventarci, coltivando anche una speranza, una possibilità e un ottimismo, non solo con una narrazione catastrofica. Su questo tornerò poi dopo, per capire quello che, così, dal mio punto di vista, sono degli elementi in gioco, anche proprio di cultura contemporanea. Noi siamo ancora dentro, noi siamo stati dentro un anno, avremo bisogno ancora di sostenere, ma soprattutto, anche quando sarà possibile, probabilmente fra qualche mese, ci auguriamo, fare come i londinesi, avremo il contraccolpo di quella policrisi vista sopra, una volta che l'impatto sanitario si sarà contenuto, il nostro mondo, proprio il nostro mondo, ancora più di ora, sarà impattato da un'ondata di sofferenza sociale e psicologica che c'è, esiste, che è già emersa, ma che probabilmente tutto ci fa pensare che durerà un po', e quindi noi avremo bisogno di curarci, avremo bisogno di curarci, di cura, avremo bisogno di cura. In questo caso sarà una cura diversa, sarà una cura di tipo relazionale, sarà una cura di tipo psicologica, psicosociale, non solo una cura intensa in senso psicoterapeutico, ma sarà la cura della ricostruzione per un tempo prolungato, forse uno o due anni. In cui ci sarà bisogno di rigenerare, ricostruire vicinanza, fiducia, legame, perché insomma le cose, e avremo bisogno, come in questa immagine, questo tipo di passo, secondo me, il passo di un maratoneta, ecco, non di un velocista, anche se si riapre come a Londra, ci servirà il passo del maratoneta, nel senso che avremo bisogno di fare progetti, di fare iniziative che con pazienza, con tenacia, appunto ricostruiscono tessuto sociale, perché da una grande tragedia collettiva si esce come da un grande lutto individuale, giorno dopo giorno, con fatica, con pazienza, con momenti di sconforto, con episodi di rabbia, e come spesso vediamo sui giornali, le risse di ragazzi, le forme di vandalizzazione che ci sono in tutta Europa. Ci sono stati. Sempre stando nell'incertezza, questa incertezza, vi mostro questo
strana coincidenza. Nel marzo del 2020 è stato pubblicato negli Stati Uniti, quindi stava cominciando la pandemia, un libro scritto prima, questo libro di questi due autori, L'incertezza radicale, che è un libro che dice che, insomma, noi ci siamo pensati, noi occidentali, come capaci di controllare il mondo attraverso la scienza, la tecnologia, in un modo potente, insomma, in cui l'incertezza è un libro che invece mostra come parte molto dagli studi sul cambiamento climatico, ma quindi prima della pandemia, che questo rapporto, insomma, con la natura, col mondo, ecco, come dire, resteremo sempre immersi nell'imprevisto, perché per quanto noi possiamo prevedere qualcosa, ipotizzare qualcosa, non avremo mai, la scienza non sarà mai in grado, perché il mondo è così, la natura umana è così, quindi dovremo sempre procedere, certo, per ipotesi, certo, e quindi anche i nostri progetti sono fatti di questa pasta, che non è una mancanza di chiarezza, non è una mancanza di capacità progettuale, è la natura stessa dell'umano che ci espone a un'incertezza radicale sulla vita, sia nella nostra biografia individuale, nella nostra vita individuale, ma anche nella nostra vita, ecco, sociale. Sicuramente, sia John Kay che Mervyn King non potevano immaginare questo libro, che ha avuto poi molto una forte diffusione quando è esploso appunto il coronavirus, perché di tutto si pensava tranne che nel XXI secolo il mondo fosse bloccato da un'epidemia di un virus. Ecco. Quindi per dire che questo elemento dell'incertezza. Sempre stando sull'incertezza, adesso entro nel vivo appunto, della seconda parte, è connaturata, fra l'altro, al nostro mondo, a chi fa lavoro sociale, educativo, cioè raramente i progetti sociali, educativi procedono, ho cercato di rappresentarlo con quella linea lì. Chiunque abbia fatto un progetto che dura 3, 4 mesi, un anno, dove sono coinvolte persone, relazioni, comunità, quartieri, associazioni, sa che si fanno delle ipotesi, ma che è un continuo aggiustare. Quel gruppo di genitori che sembrava interessato non è venuto, però ne sono venuti degli altri diversi, quel gruppo di ragazzini di seconda generazione. Quindi noi, come dire, nell'essere comunità al tempo dell'incertezza è qualcosa che chiama in causa la natura stessa poi di quello che facciamo noi, cioè chi fa sociale, associazionismo, aggregazione, volontariato, sia da un punto di vista appunto volontario che professionale, sa che si procede per aggiustamenti, per ricorsività. Quindi in questo momento questa nostra storia ci può aiutare, cioè in fondo siamo stati esposti, chiunque abbia lavorato su temi sociali sa che le persone cambiano, le situazioni mutano, sia in positivo che in negativo, sia in modo evolutivo che in modo involutivo. Quella famiglia che sembrava agganciata si perde, questo ragazzo invece che sembrava perso si dà da fare, eccetera, eccetera. Quindi questa ricorsività fa parte sempre. Vedete che sono libri pubblicati nel 2020, ci tenevo con voi a condividere queste sprazzi perché un altro libro che è uscito sempre nel maggio del 20, ma anche qui sono scritti prima, anche questo è un libro che ha appunto suscitato, vi metto questi libri che hanno avuto un certo risalto nel dibattito internazionale per mostrare anche l'effetto globale di alcune di queste cose. Per esempio, questo libro mostra come le innovazioni, i cambi, proprio le innovazioni, quelle che più sono riuscite a cambiare le situazioni, sono stati proprio frutti di proprio di esperimenti, di errori e che tendenzialmente sono stati frutto di gruppi, di comunità. E i risultati si sono prodotti con gradualità.
dobbiamo anche abbandonare l'idea di un genio che da solo risolve, no? Non abbiamo il nome di chi ha fatto il vaccino AstraZeneca o Pfizer, sono comunità di scienziati che hanno lavorato con uno stile altamente collaborativo per mesi in tutto il mondo. Ecco, anche il nostro lavoro sociale di comunità secondo me è fatto così, è fatto così, è fatto di intuizioni, di idee che nascono in un luogo e si spostano in un altro, quindi dobbiamo fidarci di questa intelligenza sparpagliata per certi versi, no? Diffusa, e tentare di organizzarla e di farne sempre su questo scia, fotografando l'oggi, vi mostro, questo è stato pubblicato, vedete che sono cose proprio di questa settimana, il 23 marzo, è comparso un articolo tutti gli anni, io me lo guardo, cose che può sembrare le Nazioni Unite, una struttura delle Nazioni Unite, da una decina d'anni circa, misura la felicità. Sapete che al mondo si è per un lungo periodo storico il benessere è stato misurato col PIL, prodotto interno lordo. In Italia l'Istat fa una cosa molto interessante che si chiama BES, benessere equo sostenibile, quindi misura il benessere della società italiana con 12 indicatori, questi misurano la felicità, quanto le società, i paesi, con una serie di indicatori, adesso tralasciamo, sono felici. Perché vi mostro questo? Qui abbiamo i soliti noti, la Finlandia, la Danimarca, la Svizzera, l'Islanda, la Norvegia. Noi sappiamo che le società dove le persone sperimentano maggiore felicità sono le società. Cosa interessante di questo studio? Che nell'anno della pandemia, sorprendentemente, la felicità interna lorda, come la chiamano le Nazioni Unite, non diminuisce. Diminuisce il PIL, cioè il prodotto interno lordo diminuisce. Cioè, no? Abbiamo visto ieri che in una settimana una nave incagliata nel golfo di una nave, quella roba enorme incagliata nel golfo di Suez costava 10 miliardi, una perdita di 10 miliardi di commercio al giorno. Io mi metteva ansia tutte le volte che li sentivo, dicevo, no, anche oggi 10 miliardi, no? Cioè, questa roba, quindi che cosa succederà? Cioè, qual è l'impatto di 10 miliardi al giorno? Ecco, questo mostra questa strana controtendenza, che non è poi così strana, adesso brevemente la commento. E in particolare mostra una cosa che molte ricerche fatte in Europa mostrano, cioè le fasce di età dove si sperimenta maggiore felicità relativa è la terza età, sono gli anziani, mentre diminuisce quella dei giovani. Cioè gli anziani, che sono stati la categoria più esposta ai rischi sanitari, proprio al rischio di perdita della vita, in termini di benessere psicologico, hanno mostrato maggiore resilienza. Non abbiamo tempo, poi se vi interessa entriamo dentro perché, non tutti ovviamente, ovvio, no? Non è tutte, però diciamo, proporzionalmente l'impatto della pandemia in termini di benessere personale è stato molto più pesante fra i giovani, in particolare fra i millennials, quindi fra i giovani nati negli anni zero, soprattutto fra i 18 e i 24 anni. Lì c'è il massimo della crisi. E nonostante l'anno della pandemia, nonostante l'Italia, stranamente uno potrebbe dire, non perde in classifica, si situa al 25esimo posto fra i paesi con la maggiore felicità percepita. Vado un po' più rapido perché non voglio farla lunga. Vi mostro questa immagine. L'ho mostrata a un altro incontro in cui erano presenti alcuni dei colleghi dei CSV perché mi aveva colpito. Questa è un'immagine, secondo me, che focalizza quello che sta accadendo. Questo è
come sapete, Joe Biden alla sua scrivania, nuovo presidente degli Stati Uniti, l'uomo più potente del mondo finora, non so per quanto, fino a quando la Cina diventerà la prima economia del mondo. E poche settimane fa, adesso non mi ricordo il giorno, comunque questo mese, lui sta appunto firmando un atto e il giorno dopo sul New York Times il titolo era The Welfare State is Back, cioè è tornato il welfare state, cioè dopo 40 anni dalle politiche diciamo reganiane in cui lo Stato sociale proprio lo Stato ha disinvestito in welfare, tradotto scuole, salute, no? Appunto previdenza, assistenza, programmi contro la povertà. Ecco, il nuovo presidente degli Stati Uniti stanzia 1.900 miliardi di dollari per il welfare, per i programmi sociali, per il sostegno alla povertà, per la scuola. Ecco, questo è qualcosa nel dibattito americano di sconvolgente. Tant'è che, diciamo, molti repubblicani criticano questo perché dicono si ritorna al socialismo, usano questa espressione. Stessa cosa sta succedendo in Europa. Come sapete, in queste settimane, questa è la nostra Ursula von der Leyen. Vedete città e regioni al centro della ripresa. Abbiamo questo recovery plan, anche qui sono stati stanziati molti soldi e abbiamo anche qui la foto del nostro Draghi e in queste tutte le sere al telegiornale ci aggiornano, stanno limando il piano nazionale di ripresa e di resilienza, Next Generation EU. Viaggio intorno ai 190 miliardi di euro per l'Italia, però quello che interessa a noi qui, essere comunità al tempo dell'incertezza, quello che diceva Lorenzo all'inizio, che cosa accade? Cosa che sta succedendo? Sta succedendo che fra poco, perché le scadenze ci sono, nel mese di aprile ci sarà l'approvazione del piano italiano e dall'estate comincerà l'erogazione e i finanziamenti. Su cosa? Su cosa? Ecco, non so quanti di voi si vanno a vedere queste cose, ovviamente, perché poi uno queste cose sembrano lontane, no? Sembrano, però io vi invito a tener conto che non sono così tanto lontane. Impatteranno i nostri territori in forme e modi che non sono ancora chiari perché stanno ancora viaggiando a un livello istituzionale alto, ma poi scenderanno a terra, là dove siamo noi. Vedete che abbiamo diciamo, due grossi titoli, saranno digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, qui si spera che venga mantenuto questo, c'è molto sulla rivoluzione verde, transizione ecologica, l'infrastruttura e la mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, la scuola e vedete c'è una voce molto, molto consistente fra sociale e sanitario. No? Sono 26 miliardi circa che vanno su programmi di coesione sociale e territoriale e di salute, soprattutto di salute con un taglio di comunità, quindi meno salute nel senso che delle strutture ospedaliere centralizzate e molta più salute in termini di reti di tipo territoriale, di comunità. Ecco. Quindi dico tutto questo, vado verso la conclusione, scusate, sono un po' più lungo del previsto, vado verso la conclusione, quindi essere comunità nel tempo dell'incertezza. Se questo è lo scenario dentro cui appunto ci muoviamo, abbiamo alcuni elementi che vengono da lontano. C'è una tendenza internazionale a investire in welfare. Questo succede negli Stati Uniti, succede in Canada, succede in Australia, nei grandi paesi occidentali. In Europa, quindi noi siamo qui. Potremmo discutere di cosa succede in altri paesi del mondo, in Africa, in Asia, appunto in America Latina, ma noi siamo situati in Europa e
questo è quello che ci impatterà. Ecco. Quindi questa è una tendenza che può prendere varie strade. Può prendere varie strade, cioè può esserci un ritorno ad una forma di investimento molto istituzionale, molto da welfare state classico, voglio dire, cioè dove i finanziamenti, i programmi, le iniziative rinforzano il pubblico, la pubblica amministrazione, e questo è sicuramente positivo. Dal mio punto di vista, siccome questa cosa accade nel 2021, voi sapete che ormai da un bel po' di anni il dibattito in Europa e in Italia si è spostato sul cosiddetto welfare di comunità. Per rendere in maniera evidente questo, quindi che cosa vuol dire essere comunità in tempo dell'incertezza dentro questa cornice, uso questa immagine e la copio e diciamo mi ispiro a un bellissimo articolo che vi invito a leggere, pubblicato sul Corriere della Sera da uno scrittore, Antonio Scurati, noto perché ha scritto M, appunto premiato libro, ne ha scritti due di una trilogia sulla vita di Mussolini e sulla parabola del fascismo in Italia, un libro bellissimo, e lui usa in un articolo di pochi giorni fa, secondo me molto, molto pertinente per quello di cui ci stiamo occupando noi, questa immagine che vedete, l'immagine che è la figura di Enea, questo è un mito antico, quindi diciamo passiamo dalla contemporaneità all'antichità, un archetipo per certi versi, e lui dice ma in questa immagine, cioè Enea che fugge da Troia in fiamme con sulle spalle, vedete, ve la rimostro, questo è quindi l'eroe che fugge dalla città in fiamme, quindi che fugge da un disastro, da un crollo di una società che crolla, fugge col vecchio padre sulle spalle, padre, vedete, Anchise, quindi si carica sulle spalle il padre e tiene per mano il figlioletto Ascanio. Ecco, questo è un mito dell'antichità classica, sapete, l'Eneide, la famosa insomma, opera letteraria. E perché mostro questo? Perché qui c'è, secondo me, un paradigma. Allora, noi in qualche modo, come nella foto della piscina di Londra, piano piano usciremo da questa vicenda, ma come dire, io credo che avremo bisogno di recuperare l'essere comunità anche nella capacità di non dimenticare e appunto, rimuovere immediatamente tutto questo, perché c'è bisogno di rielaborare. Quindi nelle società antiche, sapete, le grandi tragedie collettive venivano elaborate dalla cultura, dal teatro, dalla filosofia, dalla letteratura. Ecco, io credo che noi, non so come, ma avremo bisogno, sia su scala più grande, ma anche su scala più piccola, come hanno fatto a Bergamo, per esempio, inaugurando un bellissimo giardino della memoria, di ricostruire comunità anche sulla tragedia, anche nella rielaborazione di questo lutto, non solo per ci sono morte 150.000 persone, ma perché è un'esperienza che ci ha coinvolto tutti. Io credo che ci sia bisogno sia di vita, di ritornare alla vita, come quella immagine che abbiamo visto prima, oppure ce n'era un'altra che non ho trovato, di un primo concerto in sicurezza fatto in Spagna, a Barcellona, dove 5.000 ragazzi con la mascherina hanno partecipato. Si ha bisogno di celebrare la vita, e noi ne avremo un gran bisogno di far questo, però avremo bisogno anche di, come dire, di rielaborare la sofferenza, e credo che lì c'è comunità. Vado un po' al punto finale. Io credo che essere comunità in un'esperienza di incertezza e di tragedia
ci espone a questa dinamica. Cioè, noi abbiamo visto emergere forme di solidarietà perché c'era già una comunità e quindi c'era un associazionismo vero, reale, concreto, presente, e quindi le nostre associazioni sul territorio sono riuscite a produrre solidarietà. Ma è anche vero l'opposto, che la solidarietà produce e riproduce la comunità. Questa è un circolo virtuoso, cioè se si interrompe la solidarietà, inaridisce la comunità. E se inaridisce la comunità, non si produce più solidarietà. Quindi l'innesco può partire da entrambi i punti, no? Può essere che da un gruppo, da una comunità, come mi sta capitando di vedere, di tutti i tipi, anche un'azienda, si esprimono forme di solidarietà, oppure da singole episodiche, disorganizzate forme di solidarietà che si aggregano, rinasce una comunità. Ecco, io credo che questa possa essere per noi, non solo per noi, la strada. Cioè, credo che è qui, è in questo fuoco che avremo probabilmente le cose migliori del prossimo anno che abbiamo davanti. Cioè, di ricostruire anche un benessere a partire però da forme di solidarietà che includono. Questo ha una scala globale, come in quei programmi che abbiamo visto firmati da Biden o da Ursula von der Leyen o da Draghi, ma anche a una scala locale. E se la scala locale riesce a coltivare questo circuito appunto virtuoso, anche le risorse che appunto arrivano da una scala più globale vanno ad alimentare circuiti di questo tipo. Ecco, io non voglio farla più lunga, abbiamo parlato fin troppo e mi fermo qua. E passo la parola a Lorenzo. Grazie Ennio, grazie mille per il tuo intervento. Direi a questo punto che possiamo passare un po' alla seconda parte di questo nostro incontro. E la prima cosa che vi proponiamo, e provo adesso a questo punto a ricondividere io le slide, è di fare questa cosa. Abbiamo pensato che potesse essere importante chiedervi quali sono le parole chiave ascoltate nell'intervento di Ennio Ripamonti che vi hanno maggiormente colpito o vi hanno lasciato un segno. Pensiamo proprio a delle parole chiave, non tanto al discorso generale. Per cui quello che vi chiediamo è di portare pazienza e di provare a ritornare nella chat, quindi chiedo a Francesco di andare ad inserire il link, perché se ricliccate sul link che adesso Francesco vi mette in chat, un link di questo strumento che si chiama Mentimeter, quello che vi chiediamo di fare è di entrare e di provare ad indicare a testa due parole chiave. Le due parole chiave che più vi hanno colpito, sollecitato, lasciato un segno dell'intervento di Ennio. Quello che succederà è che poi proietteremo sullo schermo condiviso, proietteremo uno spazio virtuale dove le vostre parole, le parole che voi metterete, andranno a comporre come un quadro di quelle che saranno le parole un po' più significative di questo intervento di Ennio. Per cui io vi chiederei di dedicare qualche minuto adesso per andare ad inserire queste parole. Chiedo a Francesco di inserire in chat questo link. Basta cliccare. È già in chat. Perfetto, basta cliccare, inserire le due parole chiave, fare l'invio e intanto vedremo un po' comporsi questo quadro. Successivamente quello che faremo è lasceremo spazio ad un dibattito collettivo dove, se ve la sentite, potremo un po' ridirci tutta una serie di cose. Potremmo rifare delle domande, potremmo portare il nostro punto di vista, anche magari riagganciandosi un po' alle parole chiave che avete utilizzato.
visto che è un lavoro, questa formazione ci riguarda tutti, se anche gli operatori di CSV vogliono fare questa cosa, la possiamo fare, io personalmente la faccio. Qualcuno sta, ho visto che sta scrivendo in chat, in realtà appunto non dovete scrivere nella chat, ma possibilmente cliccare sul link che è stato reso disponibile e cliccando sul link vi comparirà una finestra in cui avete lo spazio per inserire due parole. Questo è il sistema più semplice. Oppure, come vedete, intanto che compiliamo vi do anche questa indicazione, vedete nello schermo condiviso che le parole si stanno rappresentando, ci sono già 56 votazioni, diciamo. Si può accedere anche, se qualcuno non riesce, col link della chat, collegandosi al sito www.menti.com e poi inserendo questo codice 78282792. Ma se lo fate tramite il link è tutto molto più semplice. Perfetto. Dimmi tu, Lorenzo, quando fermiamo e quando sì, vuoi. Sì, lasciamo tempo intanto ancora qualche secondo. Dopo non so, Franz, se riusciamo ad allargare un pochettino, secondo te è possibile provare un po' ad allargare, perché un po' per il colore della slide, un po' perché è piccolino, si fa un po' fatica a vedere. Proviamo poi. Proviamo, grazie. Va bene, intanto che si sta componendo un po' questo quadro, grazie alle parole chiave che più ci hanno colpito dell'intervento di Ennio, io direi che in attesa che gli ultimi terminano di inserire le loro parole chiave, direi che possiamo dare spazio in quest'ultima 40 minuti di questo incontro un po' ad un dibattito collettivo, per cui se qualcuno voglia di intervenire, se vogliamo portare un po' il nostro punto di vista, se vogliamo raccontare quali sono state le parole chiave che abbiamo inserito, che più ci siamo colpiti, questo è un po' un momento di dibattito aperto collettivo dove condividere delle cose, per cui chi vuole intervenire, io darei avvio un po' a questo momento di dibattito aperto e lascerei la parola a chi lo desidera. Maria, ho visto la mano. Sì. Vai. Buon pomeriggio a tutti e grazie Ennio per le tantissime immagini che ci hai lasciato oggi e le riflessioni che, insomma, che ci hai aperto. Mi ha colpito molto l'immagine appunto del mito di Enea e quello che mi domando in questo periodo. Lo dicevi anche tu all'inizio, no? Ci sarà la crisi, diciamo, psicologica, la salute psicologica delle persone sicuramente la sentiremo per tanto tempo, cioè siamo forse arrivati in una situazione in cui la tenuta, ecco, emotiva anche delle persone che magari non sono state particolarmente danneggiate da questa pandemia, effettivamente la tenuta così interiore, psicologica, sta venendo un pochino meno. Questo lo vediamo in tanti contesti, no? Quando poi la corda si tira, poi... allora la domanda era un po' questa. Mi piace molto appunto sapere che solidarietà crea comunità e quindi, come dire, abbiamo questo ingrediente, come dire, sappiamo che esiste, è molto vivo nei nostri territori e c'è bisogno di tenerlo acceso e credo anche che il farlo assieme appunto ci permetterà di superare le difficoltà. Come far sì che chi si prende cura anche nei microcontesti di queste relazioni, di questi legami solidali, non si senta, come dire, riesca a trovare nutrimento e non sentirsi a un certo punto sfilacciato lui stesso. Quindi come a un certo punto anche Enea, che deve portare sulle spalle l'anziano genitore per mano il figlio letto,
chi, come dire, di cosa si può nutrire Enea per non soccombere anche lui, ecco, perché appunto la faccenda diventa faticosa, quindi come restare vicini anche a Enea. Grazie. C'è una mano alzata di Maria Assunta. Lorenzo, possiamo dare la parola? Sì, sì, prego. Maria Assunta può attivare il suo microfono. E... Ok. Intanto grazie per questa ossigenazione. Mi sono ossigenata anche perché vivo in un piccolo paese del Mantovano, però ho avuto esperienze, insomma, in ONG, eccetera. Perciò mi manca un po' tutta questa parte qua. Nel suo intervento, che come dico è stato meraviglioso, è proprio il piccolo paese dove io faccio fatica a vedere l'accettazione, la pazienza, la solidarietà, ovvero la vedo nei social oppure nei piccoli gruppi comunitari o familiari dove ci si lamenta continuamente e c'è una grande chiusura mentale. Cioè lei ha parlato di ottimismo, che condivido, di resilienza, di accettazione, perché è questo che ci può portare fuori, accettare e essere solidali in questo momento di sofferenza per poi riprendere e riprogettarsi. Sento questo, come dire, se sono insofferente, ecco, a questo nel vivere, ma non è solo un problema sicuramente del mio piccolo paese, ma di tanti altri paesi anche intorno, e penso non solo del Mantovano, ecco. Grazie, grazie mille. Direi di lasciare adesso la parola a Luca, se vuole intervenire, prego. Grazie. Io avrei una domanda volta principalmente, diciamo, a quella che è il settore dei giovani. Una tendenza che ho notato facendo anche l'università è quella che le videochiamate, i webinar sono diventati un elemento abbastanza pervasivo, no, della quotidianità dei ragazzi, sia dal punto di vista delle lezioni normali, sia proprio webinar di approfondimento e questo tipo di attività. Secondo lei, Ennio, questa tendenza comunque a una formazione, diciamo, indiretta, no, senza un volto. Io vedo i ragazzi sempre più spesso non mettono neanche magari la webcam durante le lezioni o comunque durante i momenti, no, anche come questo. Quanto porterà un distaccamento nel futuro? Nel senso, alla fine del Covid, secondo lei, ci sarà un reinteressamento anche al voler fare attività di formazione, diciamo, in presenza, quindi comunque la condivisione di esperienze di questo tipo, oppure i ragazzi stufi, esasperati da questa situazione, tenderanno piuttosto a concentrarsi solo su attività magari più ricreative e invece a ricercare attività di webinar, quindi online, più fredde per quella che è la formazione o comunque in momenti più, di, diciamo, più culturali? Spero di essere stato chiaro. Sì, è stato chiarissimo. Grazie mille Luca. Io direi a questo punto, Ennio, io lascerei a te la parola per provare un po' a rispondere alle sollecitazioni di Maria Assunta e di Luca, e poi proseguiamo con gli altri interventi. Ma commento quello che dice Luca. Noi non lo sappiamo cosa succederà. Cioè io, da questo punto di vista, guardo con molto sospetto quelli che dicono succederà questo, succederà quello, fra un anno saremo così, anche perché nella grande maggioranza dei casi non ci beccano. Quindi secondo me è più interessante concentrarsi su quello che accade.
Questa è un'altra cosa, cioè concentrarsi su quello che accade e cogliere i segnali del presente, e però con una difficoltà, come dici tu, che i segnali del presente sono contraddittori, cioè non sono chiaramente... Allora, prima abbiamo sentito, adesso non ho visto il viso, però l'intervento che diceva, ma sono qua nel paese, mi sembrano tutti malmostosi, non ha... Ecco, questo per esempio, da alcuni anni, da alcuni anni, Censis, Istat, cioè i grandi istituti di ricerca, io mi leggo queste robe che sono anche, diciamo la verità, noiosette, questi report per lavoro, dicono sempre la stessa cosa, cioè l'Italia è un paese da almeno 20 anni con una fortissima tendenza alla lamentazione. Ecco. In realtà la quantità di persone che si lamenta è inferiore a quello che noi pensiamo, però determina un clima. Non so se mi sto spiegando. Ecco, quindi è come dire, fanno più rumore i 20 genitori che dicono che è un disastro, che non funziona, dei 20 che collaborano con la scuola e che fanno delle cose. Ecco. Quindi questo è un tratto nostro che non è storicamente italiano questo, ma che negli ultimi anni... Quindi questa è una cosa che... Ecco. L'altra cosa che dici tu è che noi non lo sappiamo, cioè questa è un'incredibile... esperienza di cui non sappiamo l'impatto che avrà in futuro. Alcuni dicono, che ne so, ti faccio un esempio, alcuni studiosi dicono i ragazzi che hanno fatto quest'anno le scuole superiori hanno un deficit di circa il 30-35% degli apprendimenti. Ok, 30-30, stimano così. Come fanno a stimarlo non lo so, però dicono questa roba qui. E che quindi si trascineranno per alcuni anni questo deficit. Ecco. Questa è una cosa che alcuni dicono. Ecco, quello che a me interessa di più è concentrarmi sui ragazzi che non riescono a frequentare la scuola, che non riescono a stare collegati, eccetera. L'altra cosa che dici tu e che secondo me è vera è che per la prima volta noi stiamo, compreso adesso, in un'immersione, senza un senso, che è quello del contatto, il tatto, il contatto. Noi stiamo sperimentando un'incredibile deprivazione sensoriale. Ecco, questa cosa qui però è del contatto e del tatto. Ci sono molti studi che mostrano che, per esempio, il contatto gentile di una mano che ti mette, che ti si posiziona del malato, per esempio, è rassicurante più del discorso. Ci sono degli studi che mostrano come i malati di Covid, se le infermiere con le loro cose toccano, come succede nel nostro paese o nei paesi mediterranei, il braccio in un certo modo comunica, no? e rassicura. Quindi io credo che noi avremo, io ne ho bisogno, non so voi, di due cose fondamentali, corpo e natura. Noi avremo bisogno di curarci nella natura e col contatto, piano piano, quando si potrà, perché siamo esseri di questo tipo. Siamo da 100.000 anni una specie che ha sviluppato, la nostra mente si è sviluppata così in 100.000 anni, una forte sensibilità sensoriale di cui siamo privi, e quindi dovremo, secondo me, riaddomesticarci a una relazionalità piena. Ma io penso che questa cosa, con la cura che dicevo prima, accompagnando le persone più fragili, più in difficoltà, sarà possibile farlo. Adesso vedo altre mani, non voglio parlare troppo. Se qualcuno vuole intervenire mi fa piacere. Lascio la parola a Francesco. Ecco.
Ma finalmente Ennio, perché qualcuno ti aspettava ancora da ottobre scorso, nel senso che era piaciuto molto l'intervento che abbiamo fatto nel Festival dei Diritti, per cui c'era questa attesa, qualcuno ha anche spostato degli incontri, degli appuntamenti che aveva, per cui questo ci dimostra davvero quanto abbiamo bisogno di capire, ecco. Un pensiero velocissimo, mi agita quella cosa che tu hai detto, cioè di solito nella storia le grandi difficoltà sono sempre state superate con la cultura e la cultura in questo anno è stata proprio messa da parte. Mi tranquillizza molto invece tutto l'accento che tu hai fatto sulla pazienza, sul darsi tempo e sul provare a vivere giorno dopo giorno. Su questo mi ci ritrovo, e anche perché non credo che ci sia molto di diverso, molto, molto, molto altro da fare, insomma. E quindi grazie. Grazie, Francesco. No, grazie a te, Francesco. Pensa che uno studio che hanno fatto in Germania, che mi ha molto colpito, mostra che gli anziani che hanno vissuto la guerra, il dopoguerra, che in Germania è stato tostissimo, potete immaginare, hanno un indice di felicità percepita molto più alto dei ragazzi. Perché tu hai a 15, 16, compreso mia madre, hai un indice, hai costruito nella tua adolescenza un'esperienza, questo si deposita nella mente umana, guardate che è una cosa fortissima, cioè, e quindi ecco, chi invece per fortuna sua appartiene alla generazione più nutrita, più accudita, più istruita dell'umanità, cioè gli attuali adolescenti sono questo, è la generazione più accudita, più istruita, più nutrita, tranne quelli che sono in condizione di povertà educativa ovviamente, no? Ecco, sperimenta questa come una deprivazione pazzesca, questo secondo me, questo, io credo che lì dovremmo proprio lavorare tanto con i ragazzi. Questo sì, il nostro paese su questo è indietro, abbiamo fatto troppo poco, si è speso, già anni fa l'UNICEF, ecco, richiamava l'Italia dicendo ma voi non spendete niente per i bambini, spendete pochissimo per i bambini, tant'è che siamo in piena denatalità, no? Noi dobbiamo spendere nel senso di investire soldi, energie, tempo, attenzione, intelligenza, cultura per i bambini, gli adolescenti e i giovani che escono da questa vicenda, che non sono quelli del dopoguerra che devono fare i conti con la fame, hanno altri, avranno un problema di salute mentale, quello sì, di benessere, quello sì, lì c'è da fare un lavorone, con loro si fa, non è che... Lascio la parola a Elisabetta, prego Elisabetta. Non ti sentiamo. Esatto. Ecco, perfetto. Allora, innanzitutto volevo ringraziare Ennio perché l'intervento mi ha veramente entusiasmata, nel senso che il fatto di cogliere, di far cogliere gli elementi positivi di questa situazione pandemica, perché effettivamente li ha messi in rilievo, mi ha fatto veramente, cioè mi ha fatto piacere, mi ha fatto vedere la realtà con un'altra, da un'altra prospettiva, quindi veramente la ringrazio molto. Io volevo aggiungere questo, cioè questa situazione ci mette in situazioni all'interno della casa, in situazioni di prova, tra virgolette, della relazione, per esempio all'interno della famiglia quando si è in convivenza stretta, ma anche di prova nei confronti di noi stessi. E, per questo io ritengo che sia molto importante, almeno questa è la mia opinione, voglio condividerla con voi, lavorare su se stessi. Per esempio, discipline come la mindfulness,
come lo yoga, io ritengo che siano veramente utilissime in questa situazione pandemica, perché ci portano dentro noi stessi, laddove è presente la bellezza, la vera bellezza di ciascuno di noi. Ed è fondamentale che in questa situazione ciascuno riesca a tirar fuori questa bellezza attraverso che cosa? Il lavoro su di sé, che agli orientali, nelle culture orientali, risulta pane quotidiano. A noi occidentali, sempre volti al fare, al produrre, risultano discorsi lontani, fuorvianti, poco significativi. E invece, secondo me, proprio questa realtà andrebbe davvero riscoperta attraverso la mindfulness, e mi vengono in mente queste due pratiche, ecco, mindfulness e yoga. Però a mio parere sono strade veramente molto importanti, soprattutto alla luce di queste difficoltà emergenti che ciascuno si trova ad affrontare. Ecco. Comunque grazie, perché è bellissimo il suo intervento. Grazie di cuore, grazie infinite. Grazie anche a lei, Elisabetta. Lascerei adesso la parola ad Azzolino. Prego, Azzolino. Grazie Lorenzo, e grazie soprattutto al professore, che come sempre si fa ascoltare in maniera molto gradevole ed efficace. Ti si è staccato il microfono, mi sa, Azzolino. Non so se ci senti. Abituati ad una certezza della scienza, no, è ad una frenesia con la quale risolviamo tutto, credo che essere richiamati un po' invece al valore e all'importanza della lentezza, non per fare delle lodi, ma insomma mi sembrava opportuno, ma non voglio fare un discorso sensato, molto troppo ragionato. La stessa cosa la solidarietà, sì, io faccio discorsi poco sensati, la solidarietà che produce comunità, la comunità che produce solidarietà, avrei parecchi racconti da testimone di questa cosa qua, quindi ci credo. E ho ascoltato con molta attenzione, partecipando come se fossi Enea. Poi dopo è arrivato in primo piano la figura che ha presentato e mi sono scoperto anch'io e sono rimasto molto male. Volevo dirlo. Grazie, Azzolino. Ok, lascerei la parola a Maristella. Niente, a me è piaciuto moltissimo il discorso, ma perché lo sto anche vivendo un po' come associazione, quello di rielaborare e ricostruire. Noi siamo una piccola associazione che si occupa soprattutto di bambini, no? E quello che stiamo proponendo adesso è proprio di dare un aiuto agli insegnanti, soprattutto delle scuole primarie e secondarie di primo grado, proprio per aiutare i bambini a rielaborare un po' tutta questa cosa. Ecco, però il discorso secondo me è da fare un po' anche proprio all'interno degli adulti. Sono gli adulti che ancora non sono consapevoli di dover fare e aiutare in questa rielaborazione e ricostruzione. Per cui c'è la difficoltà che anche come associazione delle volte si propongono delle cose ma non vengono ancora recepite, ma perché c'è la paura ancora, no? di non saper affrontare la cosa in questo senso. Ecco, a me è servita molto questa ora, questo insegnamento e queste cose che sono state dette, no? E vedo e credo che ci sia molto, ma molto da fare, e l'associazionismo può fare tantissimo, aiutare tantissimo in questo senso. Grazie Maristella, passerei la parola a Luisella. Grazie anche per gli interventi. Allora, devo dire che anche a me Enea naturalmente ha suscitato dei bellissimi ricordi di scuole medie, e io una professoressa di italiano e latino che ci parlava della pietas, no? Questo concetto molto profondo, che non è ovviamente la pietà come la si intende normalmente, ma è tutto veramente una cura
delle persone, e lei, siccome era molto brava, ha saputo imprimere nella mia memoria questa immagine di Enea, che davvero mi ricorda anche il tema del nostro festival, della cura, di questo prendersi, di farsi carico anche delle sofferenze degli altri, di farsi carico delle situazioni degli altri. Io anch'io sono stata fra i molti, ho visto, che hanno citato pazienza e incertezza, no? Come le due parole chiave, perché mi hanno davvero sollecitato, ma non ho visto, per esempio, non intendo la parola incertezza in senso negativo, anzi, io credo che uno dei, diciamo così, delle accezioni su cui mi ritrovo, a cui ogni tanto penso, è proprio anche legato al fatto di rendersi conto di quanto siamo fragili, di quanto siamo sempre piccoli, di quanto ci è stato donato e di quanto poco apprezziamo spesso i doni che abbiamo. Quindi questa sensazione di incertezza mi sollecita personalmente a delle riflessioni di questo tipo, anche perché noi veniamo da una cultura che dei tempi appunto dell'illuminismo ha basato sulla razionalità, perché la ragione assolutamente sì, ma la razionalità la base di tutto anche un sistema di pensiero che ha prodotto spesso questo determinismo che ci ha un po' imbrigliato. Per fortuna, ovviamente, con spazi anche di riflessione filosofica e psicologica che ce ne hanno un po' portato fuori, perché non possiamo avere sempre voglia di vivere nella certezza. Io trovo che avere un po' di incertezza nella vita ci permetta anche un pochino più di libertà. Ovviamente però ci mette alla prova, perché certo è più sicuro sapere esattamente che cosa ti aspetta, ti puoi organizzare, nell'incertezza no, però puoi anche qui attivare dei pensieri creativi che magari uno non sa di avere. Quindi si innestano altri processi, secondo me, anche di pensiero, che sono molto interessanti. E poi la pazienza, è vero, la pazienza è una di quelle virtù che io ricordo molto dai miei nonni, e soprattutto mia mamma le prese con un sacco di bambini a scuola e noi che eravamo abbastanza monelli. Però la pazienza vuol dire anche il rispetto, secondo me, anche degli altri, cioè io faccio la nonna ed è quando ho i bambini è una bellissima esperienza, perché anche qui bisogna avere pazienza, pazienza perché ogni bambino è diverso, ogni bambino ha bisogno del suo tempo per crescere, per sbocciare, per maturare, bisogna avere pazienza come il contadino che segue e poi vuole raccogliere. Quindi io ringrazio davvero Ennio, perché io sono molto, come dire, io mi sento bene dopo questa conversazione con tutti voi, no? Perché è un momento di calma. So di andare un po' controcorrente, è stata certo, le restrizioni ci sono state, però per esempio a me personalmente hanno permesso anche di ritagliarmi dei tempi di riflessione personale che prima non riuscivo. Cioè mi sono ritagliata davvero dei momenti per, come dire, starmene anche un po' con i miei pensieri e rielaborarli. Quindi come in tutte le cose ci sono sempre due facce, no? della medaglia. Dobbiamo saper assaporare anche quei germi, quei piccoli segni di positivi che questa policrisi ci ha dato. Ecco, io mi auguro una cosa, Ennio, che quella bella immagine di policrisi, bella così, quella bella immagine che ci hai fatto vedere, no, della British Medical Journal, sia ben presente anche a tanti nostri amministratori, politici, insomma tutta questa gente così importante, no? Che ce l'abbiano ben davanti, per capire anche la complessità di cosa ha provocato questa cosa e su dove devono intervenire.
La seconda cosa che volevo dire, ecco, un po' la mia preoccupazione rispetto al recovery plan è proprio questa, ecco, io mi auguro davvero che ci sia un buon uso di queste risorse, perché è un'occasione davvero molto importante per il nostro welfare e sarebbe davvero un peccato sprecarla, ecco. Io mi auguro davvero che tutti insieme possano insomma trovare le soluzioni più adeguate per risollevare un po' tutti, ecco. Grazie comunque, è stato veramente molto bello. Ti ringrazio. Grazie a te, Gisella. Lascerei la parola a Medici Senza Frontiere, gruppo di Verona, non vedo il nome per cui mi scuso se... Mi presento io. Ecco. Mi presento. Buonasera. Sì, buonasera, mi chiamo Giovanni, sono del gruppo di Verona, ma in realtà operiamo col centro servizi del volontariato di Mantova. Invece io volevo, mi aggiungo a tutte le considerazioni di apprezzamento, io sono un fan di Ripamonti, quindi non vedo l'ora sempre di seguire le sue relazioni, perché effettivamente è stato usato il termine ossigeno, e quindi vale anche per me. Bene, io invece volevo una riflessione su Ennio sulla funzione dei media, che sa, soprattutto in quelle zone dove noi siamo chiusi in casa la mattina e sera, noi siamo bombardati dai media, i quali ritengo che hanno una grande funzione, ci condizionano moltissimo poi i nostri stati d'animo, la nostra tensione, eccetera. E io sono ormai saturo, io ormai mi rifiuto costantemente di collegarmi quando si parla di Covid, perché sennò vado fuori di testa, ho bisogno di mettermi in terapia. E questo è un aspetto che volevo un po' sapere, che funzione hanno i media sull'equilibrio e sullo stato d'animo delle persone. E poi, se c'è un fattore che a me è particolarmente colpito, è la sindemia, cioè il fatto che appunto questo problema spesso tutti lo vediamo un attimino nel nostro piccolo, ma in realtà è un fenomeno globale, un fenomeno che ha un'interrelazione, e anche qui forse bisognerebbe avere un po' più di consapevolezza, che non solo c'è il tuo particolare, ma ci sono fenomeni che coinvolgono una società intera nel suo complesso. E forse, ecco, io direi che forse un'altra parola che si poteva inserire stasera, forse, ma questo rientra più nel discorso del welfare, è la giustizia. Signori, noi a volte abbiamo dei problemi, no? Cioè per noi non usciamo, non facciamo appena 100 metri, ma c'è gente che non arriva a fine mese, c'è gente che rischia il posto di lavoro, cioè c'è gente che lo vive questo problema in modo drammatico, e quindi forse, ecco, ci vorrebbe secondo me una consapevolezza, un equilibrio nella società, perché c'è veramente chi paga, sta pagando molto di questa crisi, di questo fenomeno, di questa pandemia. Grazie. Grazie, grazie mille. Lascerei adesso la parola a Domenico. Prego, Domenico. Domenico, ci senti? Qualche problema, mi sa. Sì, mi sa che c'è qualche problema. Intanto che risolve Domenico, lascerei adesso la parola a Antenne Quartiere, non so bene chi sia, però lascio la parola. Grazie, buonasera. Buonasera. C'è una riflessione semplice. Abbiamo parlato di lamentele, ho parlato un po' di sfiducia. Io penso che sia il momento che magari tutti i volontari tolgano cose notevoli. Chiaramente il volontario avrebbe potuto fare corretta, un atteggiamento corretto. Ma in questo momento penso sia opportuno guardarsi indietro e guardare cosa di bello si è fatto e dircelo queste cose qua. Non è una cosa, non è il vantarsi. È opportuno, fa bene dirci queste cose. Irene, lei cosa ne pensa? Tra le tante cose che ha detto. Grazie. Grazie a lei, grazie mille. Proviamo, Domenico, visto che ti eri segnato, se vuoi intervenire, lo puoi fare. No.
Niente. Non so se c'è ancora qualcun altro che ha voglia di fare un intervento. Abbiamo ancora 10 minuti prima di arrivare un po' a chiusura, per cui se qualcuno di voi avesse voglia un po' di ricondividere il suo pensiero, abbiamo ancora spazio per farlo. Sì, io volevo dire solo due parole. Beh, intanto volevo ringraziare Ennio perché è veramente ci ha dato ossigeno e soprattutto la possibilità di fare alcune riflessioni che molto interessanti. Volevo solo aggiungere una cosa, ma che è già stata detta, e credo che anche l'esito del sondaggio riporti questo risultato. Allora, la parola che mi ha colpito di più è stata pazienza, ma soprattutto come l'hai utilizzata, abbinata al verbo ridiventare. Secondo me questo è un po' una delle cose più importanti. La pazienza ridiventa un'attitudine, e anche questa, la parola attitudine. E poi tu hai aggiunto, quando finirà ci sarà una sofferenza sociale, psicologica, e avremo bisogno di cura. Ecco, il timore, da quello che insomma sto notando per la mia esperienza in quest'ultimo anno, che di pazienza ce n'è stata parecchia, ora secondo me comincia un po' a diminuire, e questo è un po' il rischio. Quindi credo che la parola importante a questo punto diventi la cura, però ecco, ti ringrazio per questa sollecitazione. Grazie, grazie mille Paola. Io direi a questo punto, se riusciamo a ricondividere Francesco le parole, chiederei a Ennio se gli va un po' di provare a chiudere questo momento, provando un po' a portarci il tuo punto di vista attorno alle principali parole che emergono, e poi con questa parte del tuo intervento salutiamo e andiamo a chiusura. Rilascio a te la parola. Ma qui io faccio un commento, scusate, può sembrare fin autobiografico. Io abito a Milano, no? Milano, sapete, è stata una città colpita da questa vicenda in modo abbastanza forte, e ho una mamma che ha 90 anni, che abita a Monza, che è un comune qui fuori, 15 chilometri, 16 chilometri, io non ho l'auto. E lei da sola, vive da sola, e per tutto il periodo della pandemia con la mia brava autocertificazione andavo a trovarla, perché io dovevo sostenere lei, no? Ovviamente. Quindi io andavo là, facevo la spesa, stavo un po' con lei, con tutti i limiti, protezioni, eccetera. E io sono il classico milanese schizzato, come si dice, no? Quindi per me la pazienza è stata una scoperta, di nonostante abbia 62 anni, sono un iperattivo, sono un iperteso, un iperattivo, quindi certo ho fatto yoga, ho fatto cose, però mi sono reso conto solo quest'anno che mentre io aiutavo lei, lei insegnava a me la pazienza, perché io non ce l'ho. Quindi qui c'è un apprendimento sociale intergenerazionale formidabile, secondo me, da mettere in campo. Cioè, c'è una mia nipote di 23 anni in cassa integrazione che va sempre da mia mamma, a un certo punto ha detto, ma scusa, ma perché vai dalla zia? Lei è sua zia, no? E fa, ma perché mi calma, mi calma. Quindi io credo che chi ha nella comunità, nelle nostre relazioni, ognuno è portatore di una dote, di qualcosa. Quindi certo lei l'ha aiutata a fare le Skype call che lei non poteva fare, no? Quindi gli ha insegnato. Quindi c'è un apprendimento sociale, la chiamo così, intergenerazionale, mutualistico, che noi possiamo promuovere e organizzare. Quindi sicuramente ci sarà bisogno di pazienza per ricostruire, perché anche nel dopoguerra è stato così, non è che le cose le tiri su in un giorno, no? E ci sarà bisogno di una visione lunga della vita, no? E quindi ci sarà bisogno di cultura e di filosofia, anche perché c'è bisogno di dare un senso. Cioè, uno è paziente perché la cosa ha il tempo ha un senso, no? Quindi credo che questo sia qualcosa che ci si insegna reciprocamente, qualcuno ne ha di più, qualcuno ne ha di meno,
e si possa, ecco. L'altra cosa, che adesso non so il nome perché c'è scritto antenne quartiere, non so il tuo nome. Esatto. Scusami. Dicevi, insomma, sono state fatte tante cose belle, bisogna anche riconoscere. Ecco, se c'è una cosa che distingue le comunità umane, una delle forme che ci ha insegnato l'antropologia, in cui vediamo la comunità, è la festa. Se ci pensate, le feste sociali, i riti, dalla festa privata, il compleanno dove io celebro me stesso e rinnovo la mia comunità personale, alle feste di paese, alle sagre, alle feste religiose, che cosa sono da un punto di vista proprio antropologico? È il rinnovo del legame sociale nel tempo. E quindi io credo che ci sia bisogno nel lavoro sociale di celebrarsi, di celebrare le cose che facciamo, e non è banale questa cosa, perché il gruppo di volontari che va a fare la pizzata dopo un weekend di impegno insieme celebra una solidarietà collettiva che produce cultura nelle misure in cui non è una vicenda individuale, ma è un comportamento sociale. Quindi io credo che avremo bisogno di rinnovare, in questo secondo me noi nel nostro paese con mille difetti una storia di questo tipo ce l'abbiamo, cioè abbiamo un forte radicamento che possiamo riattivare. Ecco. L'ultima cosa che mi viene da dire è proprio sul tema del digitale, che forse fra un po' capiremo un concetto che alcuni autori stanno teorizzando, io sto cercando di riflettere anch'io con dei colleghi con una ricerca, che sono le comunità ibride di luogo, cioè sono nate delle esperienze in tutta Italia di community online di luogo che hanno preso la forma soprattutto del lamento. Sei di Bassano del Grappa se, sei di Mantova se, ne sono nati a migliaia, con una studentessa qualche anno fa che si è laureata con me, abbiamo fatto una ricerca, il 90% dei contenuti erano denunce di problemi, c'è quella strada buca ma come mai non mettono posto, c'è quel cestino, c'è quella carta straccia, e mi ricordo che alcuni facevano delle incursioni molto simpatiche, dicevano, vedi la carta straccia? Tirala su! Non fare solo il post perché ti lamenti col comune. Cioè, dobbiamo forse anche qui riattivare, ecco, alcuni teorizzano che perché alcune di queste comunità online sono diventate piattaforme collaborative. Io ho un esempio della via dove vivo a Milano, dove c'è una social street, si chiamano queste reti online, che aveva prevalentemente questo tono, appunto, o molto, oppure di lamentazione, e hanno cominciato qualcuno a dire, scusate, siete d'accordo se raccogliamo la pasta e il riso da portare alle brigate di solidarietà? Cioè, è stata colonizzata da una cultura della solidarietà. Cioè, io penso che sarebbe interessante colonizzare il web di controcultura della solidarietà, fare della guerriglia culturale, andare nei siti e diffondere i siti che sono spesso colonizzati dai leoni di tastiera e dall'incitamento all'odio, e alcuni vedo che lo fanno, e questi si dividono. Non so, mi viene in mente questa roba qui, forse sarà una nuova frontiera della lotta, cioè non arrendersi al fatto che il web sia diventato quello che è stato, perché sta diventando altro, effettivamente. Io ho visto che questa social street a cui mi sono iscritto, che era una roba fra lo xenofobo e il lamentoso, è proprio cambiata. Entra gente, scrive gente che tendenzialmente non scriveva, gente di ambienti diversi, introduce un scambio diverso e cambia la dinamica. Ecco, io credo,
non ho delle ipotesi di lavoro, ma secondo me i prossimi anni potranno essere anche anni in cui le comunità digitali potranno diventare qualcosa con cui possiamo dialogare, usare, stimolare, sollecitare per fare campagne, per fare iniziative, per fare cultura. Non lo so, è un'agenda infinita questa, non ne ho idea. Però questo è successo negli Stati Uniti con la piattaforma Change, per esempio. La piattaforma Change in molti lavori di comunità che conosco da anni è usata, e forse su questo possiamo essere meno timidi noi. Adesso che ci siamo impratichiti. Esatto. Molte grazie, Ennio. Grazie. Allora, direi che possiamo andare a chiusura. Vi lasciamo solo un paio di comunicazioni. Come vedete nella chat, vi abbiamo inserito una notizia, la Messa Maria, cioè la registrazione dell'incontro la troverete dopo Pasqua sul canale di YouTube di CSV Lombardia Sud e sul nostro sito csvlombardia.it all'interno della notizia dedicata alla formazione di comunità. Abbiamo anche inserito il lavoro che abbiamo fatto grazie a voi utilizzando i due link di Mentimeter, quindi la composizione delle parole e la composizione dei presenti, e abbiamo messo anche in PDF le slide di presentazione di questo incontro. Magari chiederemo a Ennio di metterci a disposizione anche le slide, se per lui va bene, per poterle poi magari provare a condividere anche con i presenti. Certo. Grazie piacere. Mille. A questo punto non mi resta che ringraziare Ennio della sua presenza, grazie davvero, e di ricordarvi che potremo rincontrare Ennio anche nel prossimo incontro che è fissato l'11 maggio alle ore 17:30 sul tema della cultura della collaborazione. A nome mio e anche di tutti i miei colleghi, oltre che della Presidente della Direzione, ringrazio tutti voi per la partecipazione e vi auguriamo una buona serata. Grazie ancora di tutto. Grazie. Ciao e arrivederci. Grazie. Ciao Ennio, grazie. Approfitto per fare gli auguri anche di Pasqua. Esatto, buona Pasqua a tutti. Gli auguri di CSV come sempre, e quindi... Però ve li faccio anche adesso. Grazie Ennio, grazie a tutti. Buona Pasqua. Buona Pasqua, ciao. Ciao Zolino. Grazie, buona Pasqua. Grazie a tutti.